Focus sul settore del trasporto e della logistica. Si è tenuta questo pomeriggio alla Camera dei Deputati l'audizione informale di ALIS presso la Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, presieduta dall'onorevole Raffaella Paita. È intervenuto per rappresentare le istanze delle imprese del settore nell'ambito dell'esame della proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il direttore generale di ALIS, Marcello Di Caterina. ALIS, ha sottolineato il direttore di Caterina, pur condividendo strutture ed obiettivi del PNRR italiano, ha richiesto un maggiore sforzo alla politica per la definizione di strategie di settore connesse al piano, attraverso sia l'analisi dei singoli interventi e delle relative tempistiche, sia l'individuazione dei soggetti responsabili delle attività. Il successo di qualsiasi riforma, ha ricordato il direttore di ALIS, passa necessariamente dal confronto costante del dialogo tra le istituzioni e gli operatori del settore, che sono chiamati ad essere i fruitori del sistema infrastrutturale che il Paese sta progettando. Vediamo un estratto dell'audizione. Ringrazio i rappresentanti delle associazioni che hanno accolto l'invito della Commissione. Cedo loro la parola, a cominciare da Marcello Di Caterina, che è in presenza, vicepresidente e direttore generale di ALIS. Prego, dottor Di Caterina. Grazie Presidente, grazie a tutti i commissari, buongiorno a tutti, vi ringrazio per il metodo e per il coinvolgimento delle associazioni di categoria rispetto a un programma di investimenti nazionale che a partire da qui a qualche settimana vedrà protagonista il nostro Paese. Noi abbiamo individuato all'interno delle 6 missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ben 4 punti che sicuramente sono di nostro interesse, che sono ovviamente la missione 1, digitalizzazione, la missione 2, la rivoluzione verde, la missione 3, infrastrutture per una mobilità sostenibile e la missione 4, istruzione e ricerca. Alcune delle nostre istanze, lo dico da subito e ringraziamo ovviamente perché dalle prime linee guida non mi sembrava che erano state accolte e recepite una serie di indicazioni che avevamo suggerito più volte nelle diverse istanze presentate al governo e ovviamente al Parlamento, non c'era sembrato di vedere, diciamo, una concreta presenza di alcune misure che invece oggi noi notiamo. Quindi notiamo un'attenzione al potenziamento dell'attività e della competitività del sistema portuale, si fa un esplicito riferimento alla sostenibilità e quindi all'efficientamento energetico dei porti, si fa un riferimento ai progetti Green Port, Cold Ironing e l'elettrificazione delle banchine. Noi, per esempio, ci auguriamo che sul CMR elettronico si arrivi prima, diciamo, ad una definizione e facciamo in modo che l'Italia possa aderire al famoso protocollo di Ginevra, così come hanno fatto già altri 29 paesi della Comunità Europea e non. Detto questo, abbiamo individuato delle criticità, sia per quanto riguarda il trasporto stradale, sia per quanto riguarda il trasporto marittimo, sia per quanto riguarda il trasporto ferroviario. È chiaro che nel trasporto stradale noi notiamo una carenza di risorse e di attenzione proprio a quello che è il rinnovo dei parchi, del parco veicolare. C'è un riferimento al trasporto pubblico locale, ma manca sicuramente attenzione a quello che è il rinnovo del parco mezzi, anche in un'ottica, in una, diciamo, dimensione di mezzi più sostenibili. Nel trasporto ovviamente marittimo, noi al di là della riconversione sul naviglio che già grandi aziende del settore stanno facendo con nuove navi che sono state presentate, sono già pronte, stanno navigando nel Mar Mediterraneo, che sono navi ibride che portano fino a 500 semirimorchi, ma attenzione a tutto quello che avviene per sostenere questo sforzo, diciamo, di trasporto intermodale a ridosso di quelle che sono le questioni legate all'ultimo miglio. Cioè, notiamo che sull'ultimo miglio è assolutamente necessaria una maggiore attenzione per destinare risorse non solo al miglioramento del sistema portuale, ma anche del sistema interportuale e di tutti i collegamenti ferroviari legati all'ultimo miglio, e mi riferisco in modo particolare anche agli investimenti per le attrezzature che garantiscono un certo tipo di velocità e di rapidità nel utilizzare questo tipo di trasporto.